Ciao amici, come state? Spero tutto bene! Oggi ritorniamo nella serie di Garten of Banban per andare a scoprire insieme tutti quanti i segreti nascosti di Garten of Banban, capitolo 5 e 6! Infatti oggi andremo a vedere insieme tutti quanti i nuovi personaggi ufficiali! Prima di partire lasciate qui sotto tantissimi like e se non siete ancora iscritti iscrivetevi al canale con la campanella attiva! E tra l'altro ci tenevo a ringraziare Benedetto Dieghi per aver fatto la donazione al canale! Ti ringrazio davvero tanto per il grande supporto! Adesso direi di partire! Cominciamo! Da notare che questa volta ho già impostato il gioco in italiano, così non devo cambiare la lingua. Quindi facciamo qua carica gioco, carichiamo proprio una partita, ma cominciamo proprio da un punto particolare. Infatti qui, non so se voi l'avete capito dove siamo, cioè sì, vabbè, dove siamo lo sapete già. Ma praticamente questa è la parte in cui poi noi andiamo verso Quimbonselia e c'è il dialogo finale. Adesso noi non andiamo verso la regina, dobbiamo andare qua nel settore di ventilazione, quindi tocca qua il pulsante giallo. Perché non funziona? No! Ma dai! Non funzionano qua le cose! E niente, ci devo andare qua attraverso la mod. Per fortuna abbiamo quel mod menu per muoverci. Adesso io però qua ce la faccio a trovare il settore di ventilazione. Sarà veramente molto tosta, eh. Sarà molto difficile perché dobbiamo muoverci qua all'interno dell'oscurità. Quindi, mettiamo qua una cosa, va? Direi di aumentare anche il timescale per muoverci velocemente, altrimenti qua ci metteremo una vita. Beh, dai, la cosa bella delle mod è anche questa, che possiamo muoverci tranquillamente. Io mi guardo pure intorno se c'è qualcosa di utile. Cioè, veramente, abbastanza lontani sono questi posti. Meno male che c'è l'ascensore, anche se in questo caso più che ascensore c'è sto coso che però non funziona neanche tanto bene. Vabbè, cerchiamo questo settore di ventilazione. Chissà se abbiamo trovato il posto giusto, non ne ho la più pallida idea. Non ne ho idea perché tutto quanto scuro, tutto buio. Che posto è questo? Ditemi che è il settore di ventilazione. No! Ma dai, questo non è ventilazione. E dove lo trovo? Cioè, non si vede niente, tutto buio, forse è quello. Io mi sto muovendo a caso. Fino a quando non trovo sto settore di ventilazione, mi muoverò a caso. Ci sono queste luci, per fortuna, che ci indicano un po' la retta via. Spero di aver trovato. Forse è questo. Sì, forse abbiamo trovato. No, non è neanche questo. Questa è la parte dove noi affrontiamo il coso, il mostro. A proposito, tanto anche qua dovevo venire, quindi già che ci sono, le faccio vedere. Guardate qua. Kittisaurus, lui è un mutante che probabilmente potrebbe tornare su Garten 6. Infatti, nell'immagine ufficiale che noi abbiamo pure visto, c'è tipo quel poster dove vediamo la famiglia dei mutanti che si è ampliata. C'è Zolfius, poi c'è Bitter Jiggle, Tamataki e Ciamataki. E si sono giunti appunto Kittisaurus e anche Siringhion, che vorrei farvi vedere. Se soltanto riuscissi a trovare la retta via, che qua è veramente impossibile. Come faccio a raggiungere il posto? È di qua, forse è quello lì, forse è quel posto. Ho visto tipo qualcosa illuminato che adesso si è scurito. Non ne ho la più pallida idea. Qui invece che cosa c'è? Proviamo a vedere. Mi muovo a casa, sono tornato qua dietro. E dai, e dai, e dai! Ci metterò un'eternità a raggiungere il posto che voglio trovare. Ma dai, niente, non ce la posso fare. È impossibile. Vabbè, abbiamo trovato qua Bitter Jiggle dall'altro lato, no? Ci facciamo delle esplorazioni nel vuoto cosmico. Ma se io mettessi un po' di lava, dite che riuscirei a trovare qualcosa? Non ne ho idea. Sentite, aumento pure il timescale, perché io veramente, cioè, non è possibile che sto perdendo tempo soltanto a trovare una cosa che tecnicamente si trova in 2 secondi. Invece no, non vuole funzionare l'ascensore. E quindi mi tocca viaggiare qua nel buio. Ce l'ho fatta ad arrivare. Oh! Finalmente! Finalmente ho raggiunto sto posto che ci serviva! Ok, adesso però possiamo pure togliere qua il no clip e rimettere il timescale normale. Però, anzi, più che altro direi di aumentare la velocità di camminata, no? Perché il personaggio è un po' troppo lento, non vorrei dire, ma è veramente lentissimo. Ok! Allora, per prima cosa dobbiamo andare qua, verso questa zona, tipo una sorta di ufficio. Vediamo se ce la facciamo ad arrivare. Sì, perfetto! Allora, possiamo notare appunto che c'è questo poster con scritto Wanted, Dead or Alive, morto o vivo! E tra l'altro qua abbiamo 1 milione di Bancoins. Vabbè, la moneta, qui usano il Bancoins, la moneta inventata dal gioco. E qui possiamo notare che c'è proprio questa forma particolare. Un mostro che tecnicamente noi non abbiamo ancora incontrato nel mondo di Garten, ma lo incontreremo sicuramente su Garten 6. Qui, tra l'altro, all'interno di questo gioco c'è pure un'anteprima che riguarda questo qua. Lui, per chi non lo sapesse, è Siringhion, non so come si pronuncia, vabbè. Siringhion perché comunque pronuncia inglese, no? E niente, sto mostro lo troviamo qua dentro, quindi muoviti personaggio, corri! Corri, 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 veloce, veloce, veloce.
Perfetto! No, così forse è un po' troppo veloce dove sono andato. Dobbiamo andare qua dentro. Per farlo, per prima cosa dobbiamo. La tessera, che però non ho. Non ho la tessera e non ho voglia di tornare indietro a cercarla. Dopo 3 ore che ho impiegato per trovare questa parte qua, non torno indietro. Perché tanto no, guardate qua. Abbiamo il mod menu. Ebbene sì, con il mod menu possiamo sia distruggere gli oggetti. No, perché è diventato così lento? Comunque, dicevo, possiamo sia distruggere gli oggetti. Ma anche passare attraverso con il noclip. Stavolta direi di fare una cosa, direi proprio di distruggere la porta, perché tanto il noclip abbiamo usato prima. Perfetto, ed eccoci qua. Siringhion, abbiamo trovato la stanza segreta. Eccolo qua. Mamma mia. Vediamo appunto questa forma. Possiamo notare appunto che ha una forma veramente molto particolare. Ha una testa, così, questa forma strana. E poi quattro braccia, ma ogni braccio praticamente ha un utensile appunto per, presumo, per un'operazione, no? Chirurgica. Ad esempio, qui c'è sto coso che di solito viene utilizzato ad esempio per curare i denti. Qui c'è la cosa di una siringa, qui c'è una pinza, non so per che cosa, e poi un braccio così. Insomma, questo qua ci vuole fare gli esperimenti. Dobbiamo fare attenzione se lo incontriamo, che questo qua, se no, ci fa la punturina da dietro. E io non voglio farmi fare la punturina da sto coso. Ma che roba! Probabilmente lo troveremo nel capitolo 6, anche perché l'abbiamo visto pure dalle immagini ufficiali, c'è lui che compare. Tecnicamente lui sarà un mutante. Per chi non lo sapesse, i mutanti sono diversi dai mostri. Vi dico già, faccio un esempio. I mostri sono ad esempio Bamban, Bambalena, Slowseline, insomma, questi qua che abbiamo incontrato, anche lo sceriffo qui in Bonselia. I mutanti invece sono Zolfius, Tamataki Chamataki, Bitter Jiggle, poi Stocoso, Siringhion e anche Kittisaurus. Insomma, abbiamo un bel po' di cose da fare. Ma adesso vi faccio vedere pure un altro personaggio che potrebbe comparire, anzi sicuramente compare, ma molto probabilmente nel capitolo 6, sì, presumo nel capitolo 6, ma forse anche nel capitolo 5, chi lo sa. Allora, dobbiamo andare qua, perfetto, ma io non posso muovermi qua, cioè vado di qua, nel buio, no, forse però col buio non è proprio il massimo. Dobbiamo praticamente adesso tornare nell'House Sector, però non so se per l'House Sector devo andare di là o di qua. Dove devo andare? Ma dai, ma perché quegli ascensori non vogliono funzionare? Potevano mettere un classico ponte come su Garten 2, no, eh? Il ponte di Garten 2 era il mio preferito. Vabbè, comunque abbiamo trovato il posto. Rimettiamo qua il player scale, così possiamo muoverci più velocemente. Per fortuna ci sono quelle luci lì davanti. Perché non va avanti? Ma scusa, ma sta andando avanti il personaggio? Ci sto mettendo una vita! Ma è possibile che era così lontano sto posto? Ma che roba! No, no, seriamente, sviluppatore, la prossima. Ah, ma perché io ho messo il. No, ecco perché non funzionava. Io il time scale devo aumentare. Ecco, panino le paninate. Il player scale praticamente mi ha soltanto ingrandito la forma, ma non la velocità. Ok, adesso infatti ci stiamo muovendo più velocemente. Vai, 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 muoviti, muoviti, muoviti. Che dobbiamo raggiungere qui in Bonselia. Lo riconoscete da queste luci? Le luci in questo modo gialle sono quelle di qui in Bonselia. Devo notare, aspettate. Non si vede niente. Oh, si vede niente. Eccoli qua, guardate. Bitter Jiggle e anche Kittisaurus. Qui c'è pure Baby Opilaverde, che fra poco andremo a vedere proprio meglio con la mod. Ok, quindi andiamo in un posto dove posso camminare. Perfetto, così posso togliere qua sto noclip che non ce la faccio più. Ok. Ma che cos'è? Ma che velocità sta andando? Troppo veloce. Ok, adesso dovrebbe andare bene. Perfetto! Possiamo camminare! Via di corsa! Adesso prepariamoci qui allo scontro finale! Vostra Maestà! Sono finalmente venuto a fare ciò per cui sono stato creato e raccontare le mie battute! Ma chi la vuole sentire? Questo è il mio miglior lotto finora! Ti ordino di andartene e di non raccontare barzellette! Evitate di raccontare barzellette in questo regno, sennò qui in Bonselia. Vabbè, fra poco vediamo. No! È entrato qui dentro, Baby Opilaverde. Però guardate ora cosa succede. 3, 2, 1 ed esce fuori! Hellish Baby Opilaverde! Tutto quanto così! Però io voglio andare qua dietro perché voglio vederli meglio. Via, 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 corri, corri, corri. Mamma mia! Stanno praticamente legnando uno contro l'altro. Ma che posizione è questa? Ma guardate! Vabbè, allora, Baby Opilaverde in versione Elish sembra tipo una gallina a cui hanno tirato le penne da dietro, le piume, quel che è, la coda, no? Dai! Intanto qui, no! Povero sceriffino! È messo fuori uso! E vabbè, adesso però prepariamoci perché fra poco.
C'è la scena che più ci interessa, ma vuoi vedere meglio lo sceriffo nel frattempo? Tanto quelli stanno parlando, no? Stanno litigando. C'è lo sceriffo e voglio dire, c'è Jester che vuole fare appunto la battuta a barzelletta. Ma quello sceriffo sta qui a dormire, ma perché? Oh, sceriffo! Niente. Mi è sparito lo sceriffo! Ma dai! Intanto qui c'è Jester che ha fatto la battuta, Bitter Jiggle! E fra poco la regina si metterà a ridere. Eccolo lì, lo sceriffo sta venendo. È stato terribile. No, 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 no. Dai. Ma buonasera, sceriffo. Ma guarda che è successo. Voi sicuramente lo sapete. Adesso vi spiego meglio cosa sta accadendo. Praticamente, qui in Bonsella, se si mette a ridere, libera questo raggio di luce. Ma da questo raggio stanno uscendo i Naughty Ones, i cattivi, quelli che distruggeranno tutto quanto. Ma che roba! Adesso, sì, possiamo entrare. Pure dentro il marsupio della. Sì, non della suora, non è mica una suora. Del canguro, della regina. Ma che roba, però non c'è niente. Dai! Potevamo mettere tipo un piccolo spoilerino qui dentro. No, era troppo difficile. Io posso togliere il noclip qui dal marsupio? Vediamo cosa succede. No! Vabbè. E niente, cara regina, volevo darti una mano, ma a quanto pare non si può fare. E allora io direi di fare una cosa. Vorrei andarmene via e dirigerci verso appunto l'ascensore, ma c'è un problema. Se lo sceriffo non fa niente qua. Mo vi faccio vedere. Se lo sceriffo resta lì bloccato, io non posso fare niente qua. Cioè, non posso andare avanti. Perché una volta che mi avvicino qua sull'ascensore, quello non parte. Parte solo se c'è lo sceriffo. Ma non ci posso credere. Ma cari sviluppatori, ma correggetelo sto bug. Cioè, è uscito un aggiornamento che corregge appunto sto bug. Ma a quanto pare c'è ancora. Quindi niente, vabbè, dai. Ah, ci sarà pure lui, me l'ho dimenticato. Ci sarà pure Coso, la Medusa. Dunque, direi di fare una cosa, direi che per il momento posso aprire qua il video, fatemi sapere cosa siete commenti, cosa ne pensate. Spero che questo video vi sia piaciuto, se vi è piaciuto mi raccomando spolliciate, così vedete, iscrivetevi al canale con la campanella attiva, noi ci vediamo al prossimo video, e come sempre vi auguro buona giornata, buona serata, buonanotte, ciao a tutti e buon panino a tutti. Intanto lì c'è il giullare che sta venendo, ma vieni pure caro Bitter Jiggle, vieni pure, visto che lo sceriffo non vuole venire.